Allora, e ne parti a casa mia, e ne parti per la preparazione dell'Enne Castano. Allora, questo è come si chiama? Momento. L'ausonia in Hermis, cioè l'Enne puro, preparato ieri sera con un limone, un po' d'aceto e dell'acqua tiepida, lasciato quindi ad ossidare tutta la notte. Ed è un composto pari al composto totale pari al 30% di Enne rosso, comprato dalla KD, preso da Ecoverde, che è questo qui. Per quanto riguarda l'Indigofera tinctoria, perché quello che io voglio realizzare è un castano scuro, è sempre dalla KD ho utilizzato questa, presa da Ecoverde, e l'ho appena preparata con un cucchiaino di sale grosso e dell'acqua sempre tiepida. Attenzione all'acqua perché, da come si legge, da come si vede nei vari video, il fatto di aggiungere dell'acqua troppo calda cuocerebbe l'ennè e quindi diciamo lo rovinerebbe. Ora non mi resta che aspettare 20 minuti per far sì che la soluzione basica che è presente nella Indigofera tinctoria faccia effetto e poi mescolerò entrambi i preparati. E nulla, li applicherò e magari vi farò un secondo video sulla applicazione, se ce la faccio, altrimenti vi farò vedere direttamente il risultato finale mettendovi una fotina. E nulla, lo applicherò con questo set per la tintura preso da Sephora o non mi ricordo da Limoni, e col pennello perché onestamente con le mani non è il caso. Utilizzerò questa cuffietta per proteggere la testa in modo da tenere calda la parte affinché l'ennelli precisamente la lausonia possa rilasciare al massimo e al meglio le proprietà. Nulla, nulla. Ecco, questo l'Indigofera tinctoria alla luce presenta questo colore verde smeraldo intenso e la lausonia invece è un marroncino, un verde più cupo, insomma un po' terriccio. Vabbè, vedremo. Vedremo, vi farò vedere, vi farò sapere. Speriamo che non esca qualcosa di strano. Ciao ciao!